L'Atalanta è nei guai. Dopo la seconda giornata di interrogatori resi sabato a Cremona, si fa grave la posizione della società orobica. È una situazione molto critica per l'Atalanta, si fa sapere da ambienti investigativi. Sono stati sentiti dal GIP Guido Salvini gli ultimi tre arrestati in carcere. Il primo è stato Gianfranco Parlato, che secondo i suoi legali ha risposto solo sugli elementi che gli vengono contestati nell'ordinanza di custodia cautelare, spiegando come sono andate le cose dal suo punto di vista. Da oggi prenderanno il via gli interrogatori delle persone agli arresti domiciliari. Intanto parla anche il direttore sportivo del Ravenna, Giorgio Buffone, che ammette: è vero, scommettevo, ma voglio che sia chiaro che lo facevo solo per aiutare la situazione economica difficile della mia società. Con i soldi delle scommesse vinte pagavo i debiti, ho fatto tutto per amore del Ravenna. Per il momento sono 37 le partite sospette che i monopoli di Stato, grazie al proprio sistema di rilevazione, hanno segnalato alla Procura federale della FIGC. La maggior parte informa l'Agicos sono partite di Lega Pro, ma spiccano anche 12 segnalazioni su incontri di Serie B e 4-5 di A. Le segnalazioni scattano quando i monopoli rilevano flussi abnormi di giocate rispetto all'importanza dell'incontro, quando le giocate si orientano in modo univoco o ancora quando un numero eccessivo di puntate viene piazzato su scommesse più di nicchia, come l'under, over, primo tempo finale o primo tempo 1x2. In alcuni casi il risultato pronosticato nelle scommesse non è stato confermato in campo, in altri invece l'allarme era giustificato. È il caso di Atalanta-Piacenza del 19 marzo, riferisce Agicos, finita per 3-0 per i padroni di casa. AMS aveva segnalato alla FIGC il flusso anomalo di scommesse sull'1 24 ore prima dell'inizio della partita. Nell'auditorium del liceo scientifico di Crotone premiati gli atleti e gli istituti che hanno partecipato alle fasi finali dei giochi sportivi studenteschi. Sentiamo una bella manifestazione, oltretutto molto particolare, con il messaggio finale del fratello meno fortunato di noi, che vede anche tantissime personalità qui presenti. Intanto rappresenta il momento conclusivo di un anno di lavoro della scuola di tutto il territorio. È un modo per mettere la scuola e l'attività sportiva scolastica al centro dell'attenzione delle istituzioni, dei mass media, dell'opinione pubblica, perché il patrimonio sportivo scolastico di questo territorio sono 38 centri sportivi con 5.000 studenti e 78 docenti di educazione fisica, che fanno 19 discipline sportive. Noi abbiamo messo in piedi una serie di strumenti di programmazione come il piano provinciale, l'accordo organizzativo, le fasi provinciali dei giochi sportivi studenteschi e l'attività nelle scuole elementari, e questa manifestazione racchiude un po' tutto, proprio perché dopo aver fotografato l'esistente vogliamo cominciare a mettere mano anche sulla qualità degli interventi, che credo che sia giunto il momento di pensare alla qualità. Bravissimo, perché ti interrompo un attimo, perché è giusto che questi ragazzi, che sono il futuro delle nostre prossime speranze, pratichino lo sport e che per loro sia veramente un momento di crescita. Ma come dicevi tu, pensiamo anche a fare in modo che ci sia un po' di qualità, soprattutto nelle discipline che questi ragazzi vanno ad interpretare. Questa è la scommessa che noi ci stiamo ponendo per il prossimo anno, ma era indispensabile fare prima un quadro della situazione, era importante fotografare l'esistente. Il prossimo impegno è proprio questo. Chiaramente per poter fare questo occorre che si faccia un lavoro di squadra al nostro interno come scuola, ma anche all'esterno con le istituzioni e con il territorio, compresi poi gli operatori della comunicazione. Grazie. Allora, tu pratichi sport? Sì. Che sport pratichi? Calcio. Con chi giochi? Crotone. Bravissimo. Che ruolo? Esterno destro. E ti chiami? Russo Angelo. Sei una prossima speranza del calcio crotonese? Sì.